stata una sorpresa per me vederlo candidato, mi ha fatto tanto piacere questa sua candidatura. Una cosa, il Movimento 5 Stelle a Paterno è più forte di quanto sembra. Nella Val d'Agri forse siamo il gruppo più numerosi, cosa che poco sanno mai. Per portare la Lucania, ma non ve lo dico, non mi dovete prendere per pazzo, io vorrei solo che voi sognaste un po', ma vi svegliaste un po'. Perché se sogniamo e contemporaneamente ci svegliamo, ci rendiamo conto che noi siamo in una terra straordinaria, con un popolo straordinario, con delle ricchezze umane straordinarie. Io quando parlo con gli zii Antonio, gli zio Vito che si arrabbiano, che stavano in Svizzera e qua la gente non vuole lavorare, loro sono arrabbiati, ma io mi arrabbio ancora di più, perché io dico che noi siamo stati semplicemente fregati e che semplicemente... Com'è che quando siamo qua non siamo bravi e quando ce ne andiamo all'estero o a Milano i lucani diventano bravi? Allora il problema non siamo noi lucani, il problema è chi ci ha amministrato, chi ci ha governato. E adesso abbiamo questa possibilità. E a me oggi verrebbe facilissimo iniziarvi a parlare di quello che faremo e di come si può fare, perché noi stiamo studiando, stiamo elaborando. Io non solo incontro i cittadini, ma io sono... parlando nei ministeri, stiamo parlando con i nostri parlamentari, stiamo vedendo i casi che funzionano in Francia, in Olanda, in Svizzera, in Germania, ovunque nel mondo, ma soprattutto ci siete voi. Questo programma che stiamo scrivendo con i lucani sta ricevendo il contributo di persone che mi chiamano, mi scrivono, scrivono ai nostri attivisti, scrivono a voi e poi voi me li contattate, me li fate girare, che ci dicono: guardi, io sono un ingegnere, sto da 30 anni fuori e voglio fare questo, io conosco bene tutti i problemi che avete voi nelle architetture idrauliche, perché l'acqua è la nostra vera prima ricchezza. Guarda, io so tutto quello che possiamo fare per fare un'agricoltura di qualità e che rispetti l'ambiente, e ci dicono cosa dobbiamo fare. Vi sorprenderete, noi andiamo negli ospedali e abbiamo chi ci dice cosa dobbiamo fare, anche quelli che stanno dall'altra parte, quelli che sono complici della mala sanità. Perché anche le persone che sono complici di questo sistema, secondo me, ma io sono buono all'ennesima potenza, io sarò il solito che vede sempre il bene dappertutto, anche quelli ci dicono le cose che dovremmo fare, perché alla fine credo che tutti avrebbero piacere e volontà che le cose andassero bene. E dobbiamo prendere atto che questo sistema qua non funziona. E non funziona perché le persone non sono buone, ma probabilmente non sono buone proprio le ricette. E come mi ha detto uno dei tanti signori che incontro per strada, zio Antonio, l'altro giorno uno mi ha detto: non è che la ricetta è che non hanno cucinato bene, questo hanno solo mangiato. E quindi noi che siamo cittadini comuni, che non andiamo lì per mangiare, l'obiettivo è quello là di riprendere a cucinare, ma abbiamo bisogno delle ricette, che dobbiamo stabilire noi qual è la ricetta. Le ricette devono essere nostre, quelle della nostra terra, quelle delle nostre tradizioni. Dov'è Luigi? Perché Luigi, il bello della Basilicata è che quelli di Paterno si sentono migliori di quelli di Marzio. Quelli di Marzio si sentono migliori di quelli di Satriano. Questa ricetta è fatta nel comune. Bravo. Non appartiene nessuno a tutti. Bravo. Perché la Basilicata è fatta di 131 comuni che hanno ognuno una tradizione, una storia, un dialetto, delle culture. Però l'errore degli anni scorsi è che ci hanno sempre tenuti isolati. Venendo qua dietro c'è il Vallo di Diano. Il Vallo di Diano significa l'autostrada, significa la possibilità di mettersi in contatto velocemente con almeno 100.000 persone. E il problema del sud, non siamo, come noi lucani non siamo il problema della Basilicata, non siamo noi del sud il problema del meridione, noi popolo meridionale, è che ci mancano i collegamenti. Perché se voi state chiusi qua e parlate sempre tra di voi, ma non lo sapete quello che succede da un'altra parte. Invece se noi ci scambiamo le informazioni, si scambia il commercio, Claudio vende più macchine, chi produce le olive può vendere più olive, l'uva la possiamo vendere, quelli che fanno il grottino di Roccanova più giù possono produrre più vino, eccetera, eccetera. I giovani non se ne vanno perché possono fare un progetto per una comunità diversa, e tutte cose banali, ma sono cose talmente banali che non sono state fatte, e sono cose che noi dobbiamo iniziare a fare. Però siccome i problemi sono assai,
io vi chiedo ad ognuno di voi di scrivere nel programma, anche se l'hanno già scritto altri 100, le cose che secondo voi dobbiamo fare, perché le cose le dobbiamo mettere in comune. E la differenza tra il 5 Stelle e i partiti è che noi siamo cittadini che vanno nelle istituzioni. Mo se siamo talmente bravi che vi prendiamo in giro pure noi, vabbè, tutto ci può stare. Ma attenzione, che chi è furbo pensa che anche l'onesto è più furbo ancora di lui, perché è talmente in malafede che quando vede uno onesto dice: cacchio, questo è così bravo che sembra più onesto degli onesti, allora questo è più furbo ancora di me. Ma io penso che i lucani sono brava gente. E quindi mettetevi a disposizione di questo progetto di cambiamento, anche perché io penso che peggio di com'è oggettivamente non può essere. Allora lo dico ai giovani, quelli che ci sono e quelli che voi conoscete da qualche altra parte, quelli che stanno a Torino, quelli che stanno a Bologna, quelli che stanno a Milano, se non tornano fisicamente, tornassero un po' con la testa e ci dessero il loro contributo, perché qua ci mancano i medici, qua ci mancano gli operai specializzati, qua ci mancano gli agricoltori di qualità, qua ci mancano le persone che pensano in positivo e qua ci mancano anche le persone che lavorano nella pubblica amministrazione con qualità. Noi dobbiamo mandare un po' di persone prima in pensione, non solo quelli della quota 100 della Fornero, non solo dobbiamo far capire anche a chi lavora nella valle che se il petrolio si può estrarre con le leggi, noi siamo per il rispetto della legge e che si continua ancora ad estrarre. Ma siccome noi sappiamo che questi signori la legge l'hanno violata, per noi il petrolio non si deve estrarre più, perché se tu per estrarre il petrolio devi ammazzare la gente e devi deturpare l'ambiente, devi inquinare l'acqua e devi rovinare l'agricoltura e devi rovinarci l'immagine nel turismo, nell'agricoltura, in tutti i settori, per noi il petrolio non si deve estrarre più. Per chi lavora nel petrolio ci deve essere una fase di transizione, a questo serve il reddito di cittadinanza, perché nel frattempo che perdi un lavoro vai a lavorare da un'altra parte, ma il lavoro si crea così e il lavoro non si creerà all'infinito, perché purtroppo il lavoro tradizionale, c'è Beppe Grillo che è il nostro ispiratore e lo è ancora, anche se non si occupa lui del governo e ogni tanto fa delle provocazioni che uno che sta al governo non le fa, questo per il più giovane, per rispondere alle polemiche, alle sciocchezze che sentite in giro sulla metacomunicazione di Grillo. Io vi voglio dire soltanto questo, che a tutto c'è una soluzione e quando non c'è una soluzione quel problema deve essere trattato come un problema, e quindi non sono le persone il problema, ma è il problema stesso da affrontare, e quindi di fronte a un problema ci si mette con compassione e si cura il problema, si curano gli effetti del problema. Ma dove c'è un problema e c'è una soluzione, chiunque nel mondo sa che se ti concentri sulla soluzione c'hai possibilità, futuro, speranza, reddito, opportunità. Quindi ci vuole atteggiamento di nuovo, di speranza, di positivo e di quello che ci hanno tolto, ossia la fiducia. Allora è possibile, i lucani l'hanno detto il 4 marzo, io mi fermo perché voglio sentire voi, sfogatevi pure, ma dopo scriveteci qualcosa, voi, vostro cugino, vostro figlio, all'indirizzo email dei volantini che ancora non vedo ma che stanno per arrivare magicamente con le vallette che arrivano. E voglio sentire a voi. Dicevi qui era la tecnologia, c'è per rilevare tutto il risultato, non la si potrebbe fare. Io focalizzando il mio piccolo come artigiano che verifico da si riflette poi il mio produttore, che una galleria, cavolo, la parte arrivi da casa, anche perché presumo che da una parte all'altra ci saranno 4-5 minuti, non però si andrebbe a collegare le due valli dove si potrebbe fare, e via, anche perché qua, per qualora c'è una situazione del genere, secondo me non si con questi eventi di transizione, con questi così non ci avveniamo, ma no, non fa una crisi. Mari, fa qualche domanda? Sì, ma forse sono di no.
più cotto, sono quando già è stato di oggi. Sono due cose separate ma molto, molto miranti. Quando riguarda la società abbiamo persone e persone, non è faccio una questione di razzismo, di persone e quant'altro. Noi abbiamo la valle è bella, tante brave persone, sì, ma come diceva lei, le persone corrette, le persone che vanno salto subito nel sodo. La fiducia è molto salda, se la si pone perché ti ha dato te, se stesso nelle mani e dunque essendo salda fa parte della razza. È stato diviso l'uno dall'altro. Il Movimento 5 Stelle sceglie i candidati senza confini geografici, li ha scelti per la provincia di Potenza tutti. Se voi vi foste incontrati un po' di più, vi foste conosciuti di più, qualcuno in più fosse stato iscritto, voi avreste avuto un ottimo candidato o meglio ancora un'ottima candidata della Valdaria. Per questa volta non è andata così, ma io credo che non sia un problema perché lei ha dato un'altra soluzione, che è quella dei cittadini che si uniscono e sul tema, sulla difesa, sull'obiettivo fanno rete, a prescindere da essere candidati. Noi siamo 20 in tutto e rappresentiamo però tutta la Basilicata, perché io non essendo un politico come i miei compagni di viaggio che sono nella lista, noi non dobbiamo proteggere il feudo che sta più a sud o la roccaforte del potere odiata che è Potenza, perché se Potenza è questo per voi è giusto che sia odiata, se Potenza deve essere vista come la città dello spreco, la città del potere che poi fa anche i debiti e i debiti vanno pagati con le royalty, è giusto che voi siate arrabbiati perché da una parte ci si ammala e da un'altra parte si fa potere e non è giusto. Però tanti temi sono stati sollevati, io le faccio una domanda, siamo di fronte a un bar che gentilmente ci sta ospitando, se i signori che operano qui facendo la loro attività avvelenano i clienti, è giusto che noi gli facciamo continuare a tenere aperta l'attività? Devo rispondere? No, la domanda è scontata. Anche se pagano magari milioni, se corrompono il sistema loro continueranno a stare aperti. Se si rispetta la legge, molto banalmente verranno chiusi. Gli si revoca la licenza e probabilmente avranno delle sanzioni penali. Allora, la legge è la madre di tutte le regole, non gli uomini. Perché gli uomini sono... Lei ha parlato di una tradizione politica del passato, che aveva anche dei buoni presupposti, aveva dei valori ideali molto forti come ce l'aveva quello della sinistra, però poi gli uomini hanno rovinato tutto. Allora il Movimento 5 Stelle non è un partito, non è un movimento qualunque, è il movimento dei cittadini, dei 100 per ogni comune che si alleano e pensano al bene comune, questo è il Movimento 5 Stelle. Il suo appello ce l'ha già, c'è il movimento per farlo. Se ce ne sarà uno più bello, più bravo, più capace, invece del giallo ci mette lo sfondo verde, blu o arancione, dobbiamo risolvere il problema, quello che ho detto prima. Noi siamo a disposizione come metodo per risolvere il problema. Tutti si possono iscrivere al movimento, tutti possono candidarsi se rispettano alcune regole, se accettano di non fare i politici di professione, di non venire a rubare tramite la politica, di non essere disonesti tramite la politica e di non essere stati disonesti prima ancora di entrare in politica e se ci si concentra sul bene comune. Poi io che vengo qua e vengo a promettere che si fa un tunnel e adesso ci colleghiamo al Vallo di Diano, sarei uno sparapalle. Però io dico che la Basilicata, come tutto il sud, deve essere collegato con le infrastrutture fisiche e deve essere collegato con le infrastrutture immateriali, quindi le tecnologie, perché se facciamo questo poi possiamo parlare di turismo, possiamo parlare di agricoltura, possiamo parlare di una sanità dove magari i nostri servizi eccellenti li forniamo alle regioni limitrofe, ma la sanità la dobbiamo organizzare con una razionalità. Allora il giro è sentire l'esperienza di 40 anni di un artigiano. Mi deve dire che ci vuole scuole di alta specializzazione per arti e mestieri, che mi venga a dire che dobbiamo potenziare l'agrario di qua e di Sant'Arcangelo, perché dobbiamo far venire i giovani all'agricoltura e dovete sentire il contributo dell'agronoma che abbiamo nella lista, o forse meglio, lei deve sentire il vostro contributo, lo deve mettere in un sistema di intelligenza. Il vostro ingegnere deve collaborare con l'ingegnere che abbiamo nella lista e devono parlare di quello che lui usa, un termine che per qualcuno è strano, pure un po' per me, information technology, che quando lui lo dice, lui dice, più italiano
che gli altri capiscono, però quello è il suo mestiere, quella è la sua professione e lui quello mette a disposizione, ma noi vogliamo mettere a disposizione di più, noi vogliamo mettere a disposizione la raccolta del voto libero dei cittadini che sono arrabbiati e lo vogliamo mettere a disposizione, non noi, che siamo arrivati noi e risolviamo tutto. Poi vogliamo nominare gli assessori bravi, io l'assessore all'ambiente mi piacerebbe che fosse uno della Valdagna, mi piacerebbe uno che ha fatto le battaglie per la Valdagna, mi piacerebbe che fosse uno della comunità scientifica che appartiene alla Valdagna, ma indicatemelo voi però, io non lo conosco, qualcuno lo conosco, la rosa deve essere ampia, e così per la sanità, per l'agricoltura e per tutto, e i direttori generali non saranno quelli che devono assicurare il potere di Mattia che deve essere il nuovo potente che deve mandare avanti per tre generazioni, ma devono essere quelli che devono realizzare il sogno politico di cui parlavo prima, quelli che ci aiutano a capire se i collegamenti li dobbiamo fare tramite Lauria, la vecchia Lauria Candela, e decidere se deve passare più a sud o più a nord, o forse un tunnel qua e sfruttare i fondovalle. Ma questo ce lo devono dire i tecnici, noi dobbiamo avere la visione, dobbiamo avere la Basilicata che collega tutto il sud, dobbiamo avere l'agricoltore che vuole innovare, c'era un vivaio qua a Sant'Arcangelo che non è lontano da qua, no? Un vivaio molto innovativo, ma loro hanno dei costi per fare quell'attività, non sono competitivi, come non sono competitivi i nostri giovani professionisti, allora dobbiamo metterci in rete e lei con la sua vecchia esperienza... Lei ha citato un grande, io porto molto rispetto per le tradizioni politiche del passato, meno per gli uomini che anche quando avevano una visione poi l'hanno assecondata per perpetrare il loro potere. Io potevo, tanto l'ho dichiarato, nel 90 io potevo essere un giovane democristiano, ma non l'ho mai fatto, non l'ho voluto fare, perché io lì ci vedevo tutto il male, perché un'idea buona serviva per fare il proprio potere, i propri interessi. Quando la politica diventa potere e interesse non è più buono. La politica è servizio e disponibilità, quella passione che non deve vedere noi indispensabili. Torno alla Valdagna. Il candidato della Valdagna se c'era era meglio, perché ognuno deve difendere il proprio territorio con conoscenza. Ma se non c'è tale e quale, l'ho detto al vostro portavoce di Marzico Nuovo, l'ho detto, mi auguro che qui ci sia un sindaco a breve del Movimento 5 Stelle, ma dipende da voi, non dai vertici del Movimento. Dipende se lei mette a disposizione la sua esperienza, ma l'esperienza ideale, se lei mette la sua esperienza e inizia a fare il boss che deve mettere il nipote, il figlio, non andiamo da nessuna parte. Allora lei deve fare la culla per i giovani. Luigi non pensa che vuole fare il sindaco, però è uno che da artigiano, da persona che è bravo con le mani, fa le culle. Ancora di più che con la parola, magari si metterà a disposizione per crearla la lista e si candiderà pure, però magari esprimete un sindaco, non lo so, come vi piace a voi, può darsi che Luigi perfetto per i cittadini di Paterno, lo sapete voi, lo scegliete voi cittadini, e se non ci sta un candidato, voi ci avete 13 candidati che sono tutti attenti a risolvere i problemi della valle, perché i problemi della valle sono i problemi di tutta la Basilicata, e soltanto se però non ci occupiamo solo del nostro problema, ma se ci occupiamo dei problemi in generale, troviamo le soluzioni. E vi lancio un messaggio. Abbiamo il problema degli ospedali e qua ci avete un grande problema, tra l'altro sono violati accordi, tra l'altro c'è il problema delle nascite, cioè lo specifico lo conosco abbastanza bene anche io. Allora, come si risolve in un'ottica 5 Stelle le questioni? Siccome la Basilicata è una, noi dobbiamo coinvolgere i cittadini nelle scelte. Allora io da Presidente della Regione, se Dio vuole avrò questo onore, nominerò una commissione già dopo i primi 20 giorni per rivedere il piano sanitario regionale, che non può essere lo stesso copiato e incollato che viene da Milano, dalla Bocconi, e i nostri hanno fatto i copia e incolla e hanno pure pagato milioni di euro per averlo quel piano sanitario, perché dobbiamo pensare a una sanità che funzioni in Basilicata. Dobbiamo trovare le soluzioni per far arrivare i medici qua, dobbiamo trovare la soluzione per far laureare i giovani in medicina lucani, e dobbiamo capire se nel tempo sarà intelligente fare una facoltà o fare degli accordi con le facoltà di fuori. Sapete chi me l'ha detta l'ultima parte di questo discorso? Il direttore sanitario dell'ospedale di Villa d'Acqui, che non è certamente 5 Stelle. Ma sì. Però me l'ha detto, se è una cosa intelligente e noi cittadini la reputiamo intelligente, lo mettiamo nel programma, se i cittadini lo votano lo faremo. E così dobbiamo decidere per le strade, così dobbiamo decidere per tutto.
e i candidati ci vengono qui in Valdagno. Io vengo a dormire in Valdagno, io vengo a trovare tutte le aziende che lei vuole farmi visitare, vengo a trovare, a vedere dove non funziona l'acquedotto, veniamo a capire dove deve essere depurato a monte della diga e poi dobbiamo fare il bypass per non buttarlo nella diga, lo portiamo con acqua industriale, tutte cose che voi mi dite, lo mettiamo nel programma e lo facciamo. E poi con l'azione trasparente voi verificate che lo stiamo facendo veramente. Quindi avrei già talmente tante cose da dirvi come programma, molto di più dei vecchi politici che dicono solo i copia e incolla, me le dite voi le cose che dobbiamo fare. Questa è la storia del Movimento 5 Stelle. Perciò vedete Luigi Di Maio, all'età di quel giovane là, 32 anni, che è un mostro, perché incamera tutto, studia tutto e riesce a rispondere a tutto. Perché poi se parli da cittadino, le cose alla fine le sai. Quindi il metodo è sempre lo stesso, partecipate alle idee, al programma. Quindi noi non è che abbiamo bisogno delle idee, però lì, per risolvere un problema di qua, l'idea di chi la vive probabilmente è più appropriata della mia. Seppure fossi esperto agronomo, ingegnere, medico, veterinario o... Ma da solo non ci vado a... Bravo, io sono laureato in giurisprudenza e ci capisco un po' dei problemi che ho affrontato io, ma nemmeno di tutto. Mi devo confrontare infatti con i miei colleghi, mi devo affrontare con le associazioni. Sulla questione sanitaria, io non voglio togliere, diciamo, tempo se qualcuno deve chiedere qualche altra cosa. Sulla questione sanitaria, in realtà c'è tutta una strategia per mettere le aree interne uno contro l'altro. C'è stata una riunione a Villa d'Agri 2-3 mesi fa sulla questione ospedale, dove io ho fatto un video, e su questo argomento io farei una proposta. È inutile che la Val d'Agri sia contro Lagonegro, sia contro Melfi, perché non pensare a un sistema sanitario diverso? A un sistema sanitario dove non si pensa più a nosocomi generali, ma si potrebbe parlare di ospedale per settore, dove la gente possa girare sul territorio della di tutta la Basilicata senza concentrare tutta Potenza. Qualche cosa simile come per esempio il reparto di Rio Nero, dove c'è un settore specializzato per l'oncologia. Con questo che voglio dire? Che è inutile che questa politica di metterci uno contro, noi non ce l'abbiamo contro Rio Nero, noi non ce l'abbiamo contro Melfi, noi della Val d'Agri chiediamo qualche cosa che ci venga data come diritto. Ma questo è un po' una caratteristica di noi meridionali, che facciamo i furbetti, dove c'è gente che ci deve mettere la faccia e c'è gente poi che invece fa i propri interessi cercando di chiedere quello che gli toccherebbe per diritto. Con questo sistema non può funzionare, faremo sempre la guerra di uno contro un altro e quindi non funziona. Quindi è tutta una rivisitazione, ma stiamo valutando con i nostri esperti tutte le opzioni. Sul discorso di chi non c'è, io dico che non siamo tutti uguali. So per esperienza e per cultura, per formazione, che gli esseri umani, gli esseri viventi in genere, mettono molta più energia, forza, pathos per difendere quello che hanno da un'aggressione esterna che non per attivarsi per fare una cosa buona e positiva per sé o per gli altri. Però hanno un vizio, è natura umana. Poi il vizio del lamento, quella è una cosa nostra meridionale, va bene. Però io dico, io voglio vedere sempre al positivo e io dico che di fronte a ogni persona noi dobbiamo metterci sempre con un atteggiamento non dall'alto verso il basso. Poi ognuno è libero di manifestare le sue emozioni come vuole. Io non mi concentro sull'aspetto negativo, su chi non c'è, io mi concentro su chi c'è. A me interessa che c'è lei. È da tempo che i progetti che ha detto Gire, tra Fuori, Valdiano, che sono mette tutta la tua strada, erano progetti che prima dovevano passare dalla Dagra, soprattutto per la realizzazione. Perché l'Auria, la Salerno Giovanni è famosa per i tempi biblici che ha avuto per la realizzazione, invece qui eravamo, però qualcuno ha pensato bene di portarsi verso l'Auria perché c'erano gli interessi reali. Noi nel tempo non abbiamo fatto niente, l'unica cosa che potevamo fare è quando dovevamo andare a eleggere qualcuno, scegliere le persone. Io penso che adesso ci siano le condizioni, se si avvicina a questo genere che c'è un gruppo a Paterno che è di giovani, si avvicina a genere che ha visto le condizioni di poter farlo, di poterlo cambiare. Io mi auguro che ci riusciamo, anche se dall'altra parte c'è quello che diciamo
si sono alleati a livello nazionale, facciamo una battaglia con loro, cioè, perché da quello che ho sentito, se ci saranno più liste, 4-5 liste che nella regione, avrà vita facile forse i vecchi politici, perché comunque sono consolidati sul territorio. Io mi auguro col lavoro di tutto che questo caso rispetto a te, ma soprattutto per te e per noi, perché potremmo avere dei risultati. Prima di farvi conoscere, abbiamo dei candidati della lista che saranno qui presenti sul territorio e che faranno sentire la nostra presenza, ma saremo molto presenti in tutta la campagna elettorale, anche con i ministri, con i sottosegretari. Noi, il tema Valdagri sarà centrale, mi impegno proprio, porteremo sicuramente i ministri, se non proprio Di Maio, a far vedere che noi siamo presenti e che valutiamo tutti gli aspetti, quindi il problema di chi non lavora, il problema di tutelare chi lavora, l'interesse generale e il bene comune sono l'unico nostro filo conduttore. Per quanto riguarda alleanze orarie, noi siamo andati alle elezioni politiche da soli. Sul governo sapete com'è andata, col contratto stiamo cercando di portare avanti dei risultati importantissimi per l'Italia. Però noi siamo da soli perché noi siamo un movimento civico. Quindi siccome noi non abbiamo un partito, un potere da affermare, cambi di casacca da fare, politici da piazzare e nomine da fare, noi non pensiamo minimamente alla possibilità di allearci. Perché allearsi con delle liste civiche significa, come dice lei, fare il piacere di qualche politico di turno. O prendersi un 1% per arrivare con la somma, chi diceva Totò è la somma che fa il totale, a un punto in più per vincere. Noi non vogliamo prendere in giro i cittadini, noi vogliamo uscire con un programma chiaro, scritto con voi, e governare in maniera limpida con quel programma, senza avere condizionamenti di assessori che sono nominati per fare il piacere a qualcuno, prestanome, direttori generali, e le cose, se no ricadiamo in quello che combattiamo.